Allora, la filosofia orientale è un grosso bordello. Innanzitutto perché noi siamo abituati a avere a che fare con i nostri preti e i preti degli altri popoli dell'Oriente sembrano tutti belli, bravi, intelligenti, eccetera, ma invece laddove c'è il potere ci sono sempre dei meccanismi perversi. In Tibet, che è una delle grandi centrali culturali, oggi va molto di moda la cultura tibetana, il buddismo tibetano, eccetera, c'è un personaggio che è come San Francesco in Italia, grosso modo. La differenza è che la popolazione tibetana è diciamo molto patriarcale, le donne hanno un grande potere e c'è anche una grande libertà dal punto di vista sessuale. Ad esempio è uno dei pochi paesi del mondo dove una donna può trovarsi a sposare tutti i fratelli di una famiglia. Ci sono questi rapporti, questi matrimoni plurimi in cui c'è una donna e tanti uomini. Invece di esserci la poligamia con le donne c'è con gli uomini, questa è una situazione particolare. E l'altra situazione particolare è che, essendo una cultura che ha una derivazione matriarcale, la sessualità è considerata non un peccato come da noi, ma invece un momento di elevazione dell'anima. Nelle culture matriarcali primitive, di cui esistono ancora oggi tracce in alcune zone dell'Africa e dell'Asia e anche del Sud America, quello che per noi è la comunione con la divinità, lì si ottiene attraverso due sistemi, il ridere e il piacere sessuale. L'orgasmo è l'unione con la divinità. Sul ridere noi abbiamo avuto in Italia fino al 1200 in Puglia una tradizione che si avvicinava a questo discorso, che era il risus pascalis, cioè la risata di Pasqua. Nella messa di Pasqua, una delle più importanti dell'anno, per ottenere che Dio entrasse realmente nell'ostia bisognava che tutti i fedeli ridessero, se no Dio non entrava perché non gli piaceva la gente che non rideva. Quindi c'era questa cosa meravigliosa che poi è stata stroncata dall'Inquisizione più tardi, ma in alcune zone della Puglia ha retto a lungo. Questo personaggio di San Francesco era veramente un tipo molto strano. La storia che si racconta, che mostra quanto fosse strano, è che a un certo punto in Tibet c'è un periodo di grande siccità e i monaci tibetani hanno sempre venduto il fatto che erano loro a far piovere. Quindi c'è un problema che le popolazioni, visto che c'è una crisi poi disastrosa proprio per mancanza di cibo, iniziano a prendersela con i sacerdoti. Dicono loro, voi dite che fate sempre piovere voi, adesso perché non fate più piovere? E il Dalai Lama è disperato e allora cosa fa? Organizza un grandissimo una fuja, cioè un grande rito collettivo in una valle con decine e decine di migliaia di persone. Allora immaginatevi questa con grandi scalinate dove sono tutte le autorità religiose, con questi che suonano, con queste trombe lunghe 4 metri, 5 metri, e tutti che girano, questi aggeggi che si fanno girare, che contengono le preghiere, facendoli girare come se tu pregassi. E dopo ore che fanno questo rito sacro per far piovere, c'è il cielo terzo, non c'è una sola nuvola, e arriva questo Trungpa Lepa, che è tutto vestito sporco, tutto stracciato, un po' come un babbone, e lo fanno passare perché comunque è famoso come maestro spirituale. E questo arriva in uno spiazzo davanti al Dalai Lama e a tutte le autorità religiose, tutta la folla intorno sulle colline, e saluta, poi si mette a testa in giù, incrocia le gambe, gli cascano ovviamente la tunica e resta col sedere scoperto davanti alle folle, spara una scoreggia epocale, viene giù il diluvio universale istantaneamente. E mentre lui si rimette dritto e
mette in ordine le vesti, sono tutti che scappano da questo diluvio, felici. L'unico che resta bloccato è il Dalai Lama, che ha visto un vero miracolo, e Trungpa lo guarda e dice: oh, Dalai Lama, hai visto che vale più una mia scoreggia di tutte le tue preghiere? E questo è un distruttore, uno che se l'avesse fatto col Papa nostro gli avrebbero tagliato la testa, ma invece lì lo considera una persona importante, anche se è pericoloso. E Dalai Lama cosa fa? Dice: va bene, visto che tu sei capace di far piovere che noi non siamo capaci, ti do la possibilità di creare un tuo ordine monacale, però potete essere al massimo 12, perché sennò ci mandate al diavolo tutto il sistema della chiesa tibetana, se siete di più di 12, ma 12 li possiamo reggere. Esiste un Vangelo delle gesta di Trungpa, che è le gioiose avventure di Trungpa. La casa editrice è la Meerkat, tra l'altro noi abbiamo in Italia, in questo centro culturale vicino a Grosseto, che si chiama appunto Meerkat, il discendente, la reincarnazione, che è Norbu, che è il professore poi di lingua orientale, che ha creato un centro che va avanti con questa tradizione. In questo Vangelo, che loro hanno tradotto in italiano, è divertentissimo perché ci sono tutti i miracoli che fa lui. Allora, l'unico miracolo che è vero, nel senso del miracolo che fa, è questo qui della grande scoreggia, perché gli altri miracoli sono assurdi. Cioè, lui entra in una bettola dove c'è la signora, la padrona, che sta per avvelenare il marito perché lo odia. Trungpa entra, guarda questa signora, le sorride e lei dice: ma no, non ammazzo mio marito. E poi c'è un altro miracolo che gli fa, che sta camminando, c'è un gruppo di banditi che sta lì appostato per aspettare una carovana per attaccare e ammazzare tutti. Trungpa li guarda e dice: oh, buongiorno, che bella giornata, e va via. E loro dicono: ma perché stiamo qua a aspettare di ammazzare la gente? Potremmo fare delle cose più divertenti oggi. E rinunciano a questo massacro. Cioè, tutti i miracoli di Trungpa sono preventivi, perché lui dice: che gusto c'è resuscitare uno che è morto? Devi impedire che lo ammazzino. Questo è il vero miracolo. Gli altri due miracoli che lui fa sono un po' molto particolari. Cioè, lui gira nei villaggi e fa delle prediche molto strane, popolazione matriarcale, cose che in Sicilia o anche in Toscana non si potevano fare, nel Medioevo lì si potevano fare. Cioè, lui si mette a parlare alla folla e dice: uomini, voi non capite niente, siete delle teste di cavolo, portate qui le vostre donne, così io ci faccio l'amore e attraverso il rapporto d'amore gli insegno l'illuminazione e la grande sapienza del buddismo. E succede che ci sono due ragazze che in due diverse situazioni si presentano a Trungpa e gli dicono: va bene, siamo qua, facciamo l'amore così impariamo tutta la tua conoscenza. Allora lui le porta in una grotta, separatamente, in due momenti storici, e si accoppiano per giorni in maniera molto appassionata. Dopodiché lui esce dalla grotta, mura la grotta, lasciando ovviamente cibo e acqua per la fanciulla, perché dice che dopo aver provato un piacere totale è meglio se stanno da sole e proprio si centellano, si gustano tutto quello che gli è successo. Dopodiché, dopo 15 giorni, torna, apre, tira giù il muro e prima una fanciulla e poi nell'altra storia l'altra fanciulla escono dalla grotta volando, perché sono talmente pure, talmente felici che non sono più sensibili alla forza di gravità, e volano sul Tibet predicando la grandezza del mondo, di Buddha, eccetera, eccetera. La cosa divertente è che ci sono nei monasteri buddisti, nelle chiese, nei templi buddisti, ogni tanto c'è un altare dedicato a questo santo. E però è un'immagine che difficilmente potrebbe entrare in una chiesa delle nostre, perché è ritratto lui, sempre vestito molto stracciato, che regge un enorme sesso maschile dal quale escono lampi e altre vento,
cose, proprio una eruzione vulcanica, e questa qui la gente va lì e prega, ovviamente è una cultura molto diversa dalla nostra, no? E prega il santo, che ovviamente poi fa anche dei miracoli di tipo sessuale, ridà la potenza ai maschi, eccetera, eccetera. Ecco, questo non è un caso isolato. In Oriente ci sono tutta una serie di grandi saggi, grandi maestri, grandi illuminati che prendono per il sedere in maniera selvaggia la chiesa tibetana, cinese, giapponese, eccetera, e la sua rigidità. Quando noi andiamo a vedere la cultura dell'Oriente, dobbiamo tener conto di questo, cioè se noi leggiamo i loro testi senza capire quello che c'è intorno, non riusciamo a cogliere veramente il senso. C'è una spiegazione, ad esempio, di questo, che riguarda il Giappone. Ogni volta che voi approfondite un argomento, questo è un grande principio, trovate che dentro ci sono delle grandi menzogne. Una di queste menzogne dipende dal fatto che noi abbiamo qui in Europa dei testi, ad esempio 101 Storie Zen, che è un libro bellissimo, che contiene una serie di racconti come se fossero le parabole di Gesù, però attribuiti a tantissimi illuminati, santi, maestri, eccetera. Ma questo libro non si capisce bene perché? Perché bisogna capire come è stato prodotto. Fino a un certo punto in Giappone il capo di un monastero doveva essere illuminato, cioè aver raggiunto uno stato di coscienza meraviglioso, e lui, quando questo illuminato sentiva che stava per arrivare alla fine della sua vita, trasmetteva il potere riconoscendo che c'era un altro monaco che era illuminato e diventava lui il capo del monastero. A un certo punto però l'imperatore vuole controllare i monasteri. Che cosa fa? Decide lui chi sono i capi dei monasteri. Ora, una delle cose che facevano i capi di monastero, essendo autorità religiose, era di raccontare delle storie. E queste storie vengono raccolte tutte, quelle degli illuminati veri e quelle dei raccomandati illuminati dell'imperatore. Ovviamente i raccomandati illuminati dell'imperatore a volte erano delle teste di cavolo di proporzioni galattiche che dicevano delle cose completamente prive di senso. Quindi in questi testi noi abbiamo in una pagina una cosa meravigliosa e nella pagina a fianco una cavolata pazzesca. Ad esempio c'è un maestro che racconta che va da lui una ragazza bellissima, una monaca, e questa monaca gli dice: maestro, io non riesco a illuminarmi. E lui gli dice: tu non riesci a illuminarti perché sei troppo bella, sfreggiati col fuoco. E lei lo fa, si sfigura completamente bruciandosi la faccia, e poi, essendo diventata bruttissima, riesce a illuminarsi. Ovviamente questo è il cattivo, gli dice una cosa così, no? Nella pagina successiva, per fortuna, c'è un racconto completamente diverso, ad esempio quello di una monaca bellissima che, nonostante il fatto che è bellissima, ha anche raggiunto le vette della conoscenza, e a un certo punto le arriva un biglietto anonimo che le dice, insomma, un monaco che vorrebbe unirsi con lei, e lei si alza nella mensa del monastero e dice: ho ricevuto questo messaggio, ecco, se tu, e si rivolge all'ammiratore anonimo, dice: se tu veramente mi ami, se veramente tu mi desideri, allora vieni qua davanti a tutti, abbracciami e facciamo l'amore, che problema c'è? Capite? Sono due modi di vedere completamente diversi che vengono accettati nella stessa religione. Il santo che a me piace di più, i santi giapponesi, si chiama Tarzan, non Tarzan, ma Tarzan, Tarzan è un altro, quello che cita, e questo Tarzan è considerato il più grande sapiente del Giappone. Sapete che i giapponesi hanno la mania di fare le classifiche, c'è cioè il primo tesoro nazionale, il secondo tesoro nazionale, eccetera, eccetera, e lui è il primo, the boss. A un certo punto, ed è capo di un monastero, a un certo punto arriva da lui il numero due dei santi giapponesi e
qui va al monastero e gli dicono: guardi, Tanzan non c'è, è a casa sua. Che era una cosa, i monaci non potevano avere una casa, per cui lui già resta sconvolto, dice: come, a casa sua? Sì, sì, a casa sua con sua moglie e i suoi figli, c'è un potere, no? Allora i monaci non potevano essere sposati, non potevano avere figli, non potevano avere una casa, non potevano avere un'attività economica, non potevano avere degli operai al loro servizio. E questo invece va infuriato a vedere dove vive Tarzan e vede dei contadini che stanno zappando i terreni di Tarzan, vede dei suoi figli che vanno in giro, eccetera, eccetera, entra con una furia in casa, arriva in camera da letto, lo trova nudo sul letto con la moglie, non solo, ma c'ha vicino una bottiglia di grappa di riso e sta fumando un sigaro, che sono altre due cose che un monaco non potrebbe mai fare. E allora proprio perde la grazia di Dio e gli dice: ma tu Tanzan, tu che sei l'orgoglio del Giappone, fai tutto quello che un monaco non deve fare, ma non ti vergogni, fai schifo, sei un peccatore. E Tanzan, la moglie fugge mettendosi un lenzuolo addosso, e Tanzan lo guarda e dice: ma cos'è che faccio di male? Bevo, faccio l'amore, ho dei figli, coltivo la terra, ho una casa, una proprietà, ho dei contadini che lavorano per me, è normale, cosa c'è di male? E questo lo guarda proprio sconvolto, perché sta bestemmiando, e gli dice: e io che non faccio tutto questo, allora che cosa sono? E Tanzan lo guarda e dice: tu sei un Buddha, che tradotto vuol dire tu sei una testa di cavo, non capisci niente. Capite? Continuamente all'interno della tradizione filosofica orientale c'è della gente che dice: ma queste sono tutte cavolate, perché c'è due modi di vedere tutte le storie e tutti i racconti. Se noi andiamo a vedere ad esempio la storia di Buddha, il testo più antico che ci è giunto sulla storia di Buddha, Buddha è un essere orribile, è mostruoso, di una cattiveria illimitata. E c'è questo episodio che viene raccontato nei testi di Pali, come ho detto. C'è il suo allievo prediletto, che è lì messo sotto un albero con le gambe incrociate, no? E arriva la moglie di questo monaco con il figlio appena nato, e lui le ha abbandonato la moglie e il figlio incinta, il bambino è nato, questa donna è disperata, non ha fonti di reddito, sta morendo di fame, lei e il bambino, e mentre questo qui è lì che prega, medita, fa quel che fa, si avvicina e dice: guarda, sono disperata, non ho modo di nutrire nostro figlio, che tu non abbia più interesse per me, lo posso capire, però almeno questa creatura non lasciarla morire. E questo non risponde proprio. Allora lei gli lascia il bambino davanti e se ne va a morire, e il bambino inizia a piangere, questo non muove un dito, e la donna si allontana, poi sente il figlio che piange, allora torna indietro, capisce che il padre non ha nessuna intenzione di occuparsene, prende questo bambino, lo porta al petto e se ne va a morire insieme a lui. Buddha vede questa scena, raduna tutti i suoi allievi e dice: avete visto quest'uomo? Quest'uomo non si è distratto dalla meditazione neanche davanti al figlio che sta morendo di fame. Bravo! Un nazista, non so come definirlo. Ed è pieno di episodi terribili, terribili, in cui Buddha prende in giro quelli che hanno fame, prende in giro quelli che si preoccupano, perché l'idea è il distacco totale dal mondo e dalla vita. L'obiettivo sostanzialmente è morire, e quando sei ancora vivo distruggere la tua vita, non avere più amori, emozioni, interessi, passioni, no, quello che ti interessa è non sentire più il dolore, non sentire più l'emozione, non sentire più l'ansia di possesso, ma in tutti i sensi, cioè proprio non c'è più nulla della tua vita. Infatti lo scopo di questa corrente del buddismo è
la cancellazione della vita umana dal pianeta. Ma è dichiarato, tra l'altro lo scopo delle autorità, anche del buddismo tibetano, è arrivare a scrivere tutti i 10.000 miliardi di nomi di Dio, così che quando si sarà finita quest'opera l'universo scomparirà, la vita non ci sarà più e quindi tutto andrà bene, perché la vita è scompiglio, è casino, è esattamente al lato opposto. Troviamo poi appunto Tanzania o Trumpa, che hanno un'idea esattamente agli antipodi di questo. Esiste un altro Buddha, che invece è molto simpatico, perché lui vive, pensate che cosa meravigliosa, per 1000 anni in un parco sconfinato, circondato da mura altissime, a 3 castelli immensi. In un castello si dedica a mangiare e a dormire, in un altro castello si dedica a giocare con centinaia di giovani maschi e femmine bellissimi, e in un altro castello si dedica a fare l'amore sempre con centinaia di giovani maschi e femmine bellissimi, e vive così per 1000 anni. Poi un giorno esce per caso da questo suo mondo incantato, vede un bambino, un povero e un vecchio, quindi si rende conto che c'è la nascita, c'è la morte, c'è la vecchiaia, e si siede sotto un grande albero, medita, si illumina e inizia a fare il buddista. E secondo me la cosa importante è vivere questi 1000 anni. Cioè, lui non è che ci arriva prima. Prima se la spassa in maniera incredibile, poi si dedica e io dico: ok, datemi i primi 1000 anni anche a me, e poi discutiamo sul distacco dall'attaccamento per le cose terrene. Come volete procedere? Mi fermo un attimo a vedere domande su quanto ho detto fino adesso, o vado avanti? Va bene. Io avrei una domanda, scusa. Ok, hai una domanda? Sì. Sì. Ma quindi Buddha tradotto vuol dire scemo, ha detto qui. Buddha tradotto no, vuol dire lei scemo. Ha detto... No, lui era una battuta, voleva essere scrittore, scusa. Era una battuta. Lui dicendo tu sei un Buddha vuol dire tu sei uno che cerca di essere qualcosa che non è, per cui se non c'è un Buddha non vuol dire che c'è, no, perché è esatto. Ok, una cosa interessante della cultura orientale, perché è molto diversa dalla nostra, è la cultura taoista. La cultura taoista c'ha dietro una storia divertente, che è il fatto che ci sono questi Shang, che sono una popolazione che conquista la Cina intorno al 1500 a.C., cioè 3500 anni fa. Questi sono una popolazione molto strana, sono una popolazione meticcia, cioè non sono un popolo reale, un gruppo etnico compatto, sono vari gruppi che a un certo punto si unificano, in qualche modo assomigliano agli ebrei. Voi sapete che tra gli ebrei c'è una tribù che sono neri di pelle, quindi non è un gruppo che etnicamente è compatto, perché se tu hai neri e bianchi vuol dire che vengono comunque, poi tutti veniamo da 5 donne africane, sapete che tutti noi, i nostri progenitori erano neri, poi ci siamo spostati in Europa e ci siamo sbiancati perché faceva un freddo boia. Ma l'origine di tutti gli esseri umani sul pianeta si è scoperta facendo l'analisi del DNA di ormai sono decine e decine di migliaia di individui. Noi discendiamo tutti dai neri, questo è importante sapere. Quando uno mi viene in mente che vuole essere un po' razzista, dovrebbe chiedersi: ma razzismo di che? Se vi interessa, questa, l'iniziatore di tutto questo lavoro immenso, che ormai è fatto da più di 30 anni, è Cavalli Sforza, c'è un libro meraviglioso in cui lui racconta come sono arrivati a scoprire questa cosa. Comunque questi Shang sono in parte neri e in parte gialli e in parte bianchicci, sono appunto popolo meticcio, e sono anche loro un popolo matriarcale, e sono quelli che portano in Cina
il riso e portano in Cina le tecniche agricole. Il riso richiede molta acqua, per cui questi sono appassionati dell'idrica, dei canali, eccetera, eccetera. E iniziano a fare un lavoro spaventoso di scavo di canali, laghi artificiali, eccetera, eccetera. E iniziano quella che è la più grande opera del mondo. Se vi hanno detto che le piramidi o la grande muraglia è la più grande opera che esiste sul pianeta, vi hanno detto una cosa che è imprecisa, perché la più grande opera del mondo è il canale che unisce lo Yangtze Kiang al fiume Giallo. Cioè è un canale lungo migliaia di chilometri che attraversa la Cina, le montagne con le chiuse per far salire le imbarcazioni, poi scendere dall'altra parte, eccetera, eccetera. È una cosa impensabile, ci hanno impiegato 2200 anni per farlo, e ovviamente non è che i risultati li hanno avuti quando hanno finito il canale, perché ogni chilometro che facevano portavano acqua in nuovi terreni, per cui aumentava la produzione agricola, per cui aveva senso fare un progetto colossale, perché ogni anno comunque avevi un risultato subito, non è che dovevi aspettare di fare tutto il canale. E creano una ricchezza pazzesca in Cina, grazie al fatto che il riso irrigato con la tecnica dei canali dava dei raccolti spaventosi. Arriva un altro popolo che li sconfigge, un altro popolo guerriero, però con tradizioni anche lì abbastanza matriarcali, e per cui sono un pochino più flessibili dei guerrieri patriarcali, e quando gli Shang perdono dicono: va bene, avete vinto voi, però se voi non ci lasciate continuare a gestire tutto il sistema dei canali, tutte queste valli non faranno più gli enormi raccolti che fanno adesso. E gli Shang, questi, adesso non mi ricordo come si chiama, credo Chun, un nome così, ci pensano su un po' e dicono: va bene, allora facciamo una casta di tecnici. Ci sono i guerrieri, che siamo noi, vincitori, contadini, che sono gli sconfitti. Voi invece diventate una casta di tecnici e ci gestite i canali, ci gestite tutto il sistema agricolo. E che cosa succede? Che quando arrivano poi altri invasori, questi qui, gli Shang, si presentano sempre dicendo: buongiorno, l'invasore prima di voi aveva valutato che fosse conveniente che restassimo noi a gestire i canali. Va bene se lo facciamo anche noi, anche per voi. E l'altra caratteristica che loro hanno è che hanno una strana religione. E questa religione diventerà poi, verrà chiamata Taoismo, ma sostanzialmente loro non hanno un dio come gli altri popoli umani. Loro adorano la forza vitale. Il Tao è la forza vitale. È molto curioso che questo Tao non è nulla, è il nulla, è il niente. E c'è un modo che loro hanno di descrivere perché il nulla è la cosa fondamentale, dicendo: che cosa è importante in un bicchiere? Lo spazio vuoto che poi contiene l'acqua. Cos'è importante in una porta? È lo spazio vuoto attraverso il quale puoi passare. Cos'è importante nella ruota? Lo spazio vuoto dove infili il mozzo, per cui la ruota serve a qualche cosa. Senza il buco vuoto nella ruota, la ruota non servirebbe a niente, non si potrebbe utilizzare. Sono dei religiosi materialisti, cioè loro pensano che le leggi dell'universo che danno origine alla materia dipendono da questo vuoto, e che questo vuoto è dappertutto. Ci sono delle analogie anche con il cristianesimo e con la religione occidentale, no? Dio è dovunque, ma loro lo intendono nella maniera più fisica. Tra l'altro sono una popolazione che già molto prima dei filosofi greci sono convinti che tutto l'universo è composto da particelle piccolissime, potremmo parlare di atomi, ma loro dicono: queste particelle in realtà non sono vera materia, sono energia. Attenzione, noi oggi sappiamo che i componenti degli atomi non sono vera materia, perché ogni tanto sono materia, ogni tanto sono un'onda, per cui pensate, 3500 anni fa loro erano arrivati a un concetto molto simile al nostro, erano dei geni.
E il fatto che loro non adoravano un Dio in particolare, il Tao non dà comandamenti. Il Tao ti dà la possibilità di essere capito. Se lo capisci, vivi meglio, perché capisci le leggi materiali dell'universo, le leggi naturali dell'universo. Ma non c'è nessun comandamento morale, non c'è nessun, non è un Dio che ti dice se avrai altri dei io ti punirò. Non gliene frega niente al vuoto che ovunque. Quindi quando arrivano i conquistatori, loro si presentano e dicono: bella questa religione che voi avete, ma che divinità stupenda che adorate, ma come sono potenti. Ci piacerebbe poter fare un rito per voi di adorazione dei vostri dei. E praticamente ogni volta che arrivano dimostrano che loro sono i più bravi sacerdoti a fare la religione che vogliono loro, i conquistatori. Cosa adorate? I draghi? Ah, vi costruiamo dei draghi immensi, noi siamo dei tecnici, sappiamo come si fa. Che cosa adorate? Adorate gli spiriti? Ah, facciamo dei templi meravigliosi per i vostri spiriti. Per cui loro diventano la casta dei sacerdoti e la casta degli scienziati. E elaborano una teoria che dice: il grande imperatore non ha bisogno di comandare, il servo saggio non ha bisogno di essere comandato, già sa che cosa desidera l'imperatore. E sono di una flessibilità incredibile, ma a un certo punto si rendono conto che il fatto di essere in ogni caso un gruppo etnico, di avere nel loro nome la desinenza Shang, può essere rischioso, perché prima o poi qualcuno se la prenderà con loro, perché sono comunque una minoranza etnica. E allora cosa fanno? Decidono di scomparire come gruppo etnico. Quindi iniziano a sposarsi insieme con altri, gli altri gruppi etnici, tolgono dal loro cognome la desinenza Shang. L'ultimo Shang, che noi sappiamo che è uno Shang, è Confucio, che è il padre della filosofia e della questa forma di religiosità cinese. È un popolo che così riesce a salvarsi dalle persecuzioni. Poi ci sono degli imperatori cinesi che se la pigliano comunque con gli scienziati e che comunque ammazzano una quantità di scienziati incredibili, ma non vengono più identificati come una razza, ma come un gruppo culturale, un gruppo di potere. E questi Shang sono un popolo che dedicandosi alla scienza, alla scoperta del mondo per loro è fondamentale, fanno delle cose incredibili. Tra l'altro sono stati trovati dei vasi Shang presso gli Olmechi in Messico, cioè questi prima del 1000 avanti Cristo arrivano in America e riescono a costruire delle cose incredibili. Pensate che loro avevano dei sistemi per cui da Pechino riuscivano a capire se c'era stato un terremoto e dove era stato il terremoto e a quanti chilometri era stato, con dei sistemi basati su tazze piene d'acqua. E dalla vibrazione di quali tazze vibravano di più, avevano centinaia di tazze messe in bilico e guardavano le tazze che l'acqua vibrava di più, capivano la direzione, la lontananza e l'intensità del terremoto, se dovevano mandare i soccorsi. Si calcola che fino al 1600 i cinesi avessero un vantaggio tecnologico sugli europei di addirittura 800 anni. Cioè la bussola, il timone della nave, il sistema di medico, avevo una medicina sviluppatissima, una chimica straordinaria. Su qualche libro di testo probabilmente c'è ancora che la polvere a sparo la inventa un monaco tedesco che si chiama Schwarz Nero, che poi Schwarz vuol dire nero, per cui è un'idiozia, è una cosa completamente falsa. La polvere da sparo è stata inventata dai cinesi e prima dell'anno 1000 loro avevano già lanciafiamme, bombe che esplodevano con gas tossici, bombe lanciate da catapulte, fuochi d'artificio che erano però anche un mezzo offensivo perché sostanzialmente sparavano dei razzi sui nemici e arrivano a produrre armi da fuoco portatili soltanto nel 1200 con i mongoli, ma tutta la tecnologia era già presente.
tra l'altro per rendersi conto del divario culturale tra Oriente e Occidente, quando i mongoli, utilizzando le invenzioni dei cinesi, attaccano i popoli del Medio Oriente, i popoli arabi, abbiamo una meravigliosa descrizione di una battaglia fatta da un narratore arabo, il quale adesso non so se era proprio arabo o di qualche etnia, comunque diciamo dell'area medio orientale, e c'è questa battaglia in cui ci sono 50.000 da una parte contro 5.000 mongoli, e questi non capiscono che i mongoli hanno le armi da fuoco, cioè leggono quello che succede come un miracolo, perché dico, a un certo punto il cielo si apre e i lampi iniziano a colpirci e colpiscono, si scuotono addosso, la terra trema, arriva una nebbia e tutti muoiono, e vedono tutto come miracolo, cioè c'è un trauma simile a quello che hanno i nativi americani quando arrivano gli spagnoli. Ma attenzione, quando la cavalleria europea si scontra contro i mongoli è uguale, cioè nell'assedio di Budapest gli assediati non capiscono che cosa sta succedendo, perché non possono neanche lontanamente concepire che questi nemici controllino i lampi, i tuoni, che riescono a creare nuvole che uccidono tutti perché sono tossiche, eccetera eccetera. Questo per darvi l'idea della distanza. In Cina esiste una religione materialista che fa sì che un pezzo della popolazione per secoli e secoli, praticamente per 2500 anni, si occupano soltanto di studiare la realtà com'è, e di generazione in generazione ovviamente accrescono le loro conoscenze in maniera enorme. Ok, vado ancora avanti per qualche minuto e poi vi do modo di fare delle domande. A proposito della traduzione della cultura orientale in Occidente, probabilmente qualcuno di voi ha fatto yoga o ha visto fare yoga. Lo yoga sono delle strane posizioni che fanno bene al corpo. Però questo è lo yoga che viene conosciuto in Occidente. Lo yoga in realtà è una filosofia molto più complessa, e ci sono tutta una serie di parti dello yoga che riguardano il funzionamento delle emozioni, delle sensazioni, il modo di pensare, eccetera. Io ho avuto dei gravi disastri provocati dallo yoga. Se lo yoga viene fatto male, fa malissimo. Negli anni 70, io avevo la vostra età, ero un po' malaticcio e niente di grave, però insomma avevo tutta una serie di problemi, e inizio a fare queste tecniche per stare meglio. E che cosa succede? Succede che queste tecniche vengono insegnate in maniera ideologica. Allora, quando io respiro, che cosa succede? Io ho un palloncino, polmoni che si gonfiano e i polmoni scendono verso il basso, tutti gli organi interni si muovono, questo non ce lo dicono, ma il cuore, il fegato, eccetera, vanno su e giù con la respirazione, e anche salgono su questa parte, no? Cioè quando io mi allungo, perché ho un palloncino che si dilata, per cui il mio corpo si allunga e va fuori il petto e scende tutta la parte del diaframma. Quando questa cosa si inizia a insegnare in Italia, la maggioranza degli insegnanti di yoga che cosa dicono? Che i militaristi autoritari respirano con la parte alta, il soldato si diceva petto in fuori, faccia in dentro, no? Questo, e che questo è sbagliato, è autoritario, è fallocrate, eccetera eccetera, invece la cosa corretta è lasciare andare in giù e muovere, diciamo, il diaframma verso il basso. Ora, il fatto di non voler muovere verso l'alto ma solo verso il basso è un disastro,
Perché? Perché noi abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro. L'insegnamento estremistico della respirazione yoga è una cosa idiota. Io per anni, respirando, facendo muovere molto questa parte, e non questa parte qua, che cosa ho fatto? Ho aumentato la pressione nella parte bassa del corpo, ci ho guadagnato due ernie, poi mi sono dovuto operare, perché se io spingo e non equilibrio, aumento la pressione e creo un danno. Un'altra cosa che è pericolosa, che viene insegnata a yoga molto spesso senza responsabilità, sono altre tecniche di respirazione. Ad esempio, c'è una tecnica per cui io chiudo una narice, respiro con l'altra, poi chiudo la narice, poi inspiro, blocco il respiro, poi lo lascio andare, poi lo riblocco di nuovo, eccetera, eccetera. Ora, queste tecniche possono essere utili in alcuni casi particolari, se c'è una particolare malattia e se c'è una persona che ha fatto una diagnosi, ma se tu proponi a tutte le persone di respirare così, fai un danno epocale. Allora, queste tecniche vanno prese con prudenza e ragionamento, perché come tutte le cose, se vengono fatte sbagliate, hanno un risultato che è esattamente il contrario di quello che uno desiderava ottenere. Lo stesso discorso lo possiamo fare sulle arti marziali. Le arti marziali sono arrivate in Italia con i film Kung Fu. C'era un disastro negli anni 70, cioè appena c'era la prima di un film di Bruce Lee, la notte gli ospedali, i pronto soccorso d'Italia erano pieni di gente che aveva visto al cinema Bruce Lee spaccare un mattone con un pugno, andavano a casa e lo volevano fare anche loro, no? Allora, un concetto che prego voi assorbiate, perché è molto importante, la mano è più debole del mattone. Se tu colpisci un mattone con tutte le tue forze, ti spacchi la mano. È scientifico ed è stato dimostrato da migliaia di giovani italiani in preda a deliri di dimostrazione di potenza sessuale che poi andavano in giro con la manina ingessata. Come fanno i cinesi a spaccare i mattoni? Se andate su internet ci sono dei video che vi fanno vedere un signore che spacca con la testa, è andato a casa, ha trovato sua moglie, l'ha detto con un altro, si è incavolato, decide di dare una testata mostruosa, una pigna di mattoni. La cosa divertente è che i primi mattoni sono spaccati, ovviamente, quelli in mezzo sono sani, quelli in fondo sono sbriciolati. Che cosa rompe i mattoni? La vibrazione. Sapete che è possibile far scoppiare un bicchiere di cristallo con un suono emesso dalla voce? Caruso, uno dei più grandi cantanti d'opera italiani, era anche un esibizionista, e sostanzialmente la tecnica è dare un colpetto con un cucchiaino di metallo al bicchiere vuoto, sentire la nota. Se io riesco a riprodurre esattamente la stessa nota, il bicchiere scoppia, va in risonanza, si dice. Il suono è altrettanto potente di un colpo. Un suono ti può uccidere, un suono sufficientemente forte. La cosa interessante di Caruso è che lui faceva questa dimostrazione, che era un esagitato, nei teatri, e non solo faceva scoppiare il bicchiere, ma c'era tutto il teatro che vibrava, ma lui lo faceva con una candela accesa davanti alla bocca per far vedere che la quantità di aria che lui utilizzava era minima. Non era una questione di potenza, ma era una questione di esattezza, di precisione del suono. Le arti marziali, non fatte all'italiana, hanno questo come centro. Noi vediamo nei film di Kung Fu, no? E ci sono queste cose, il famoso kiai giapponese, urlo somano. Se voi guardate un film di Bruce Lee, ho perso il culo del moltiplicatore. Se voi guardate un film di Bruce Lee, se vi interessa le arti marziali, dateci un'occhiata perché è meraviglioso. Lui, il finale, no, del combattimento, ma è quello che cade per terra morto. Ma se voi guardate al rallentatore, prima di dargli il colpo mortale per il regista, gli dai il colpo mortale vero per il Kung Fu.
che è un pugno così. Cioè, il colpo più corto che esiste, e questo colpo viene dato alla fine di un sospiro di sollievo, cioè... Questa è la tecnica più alta del Kung Fu, ed è stata inventata da una ragazza molto esile, che era una monaca, buddista, o taoista, se questo non lo so in realtà, e lei inventa quest'arte marziale che è basata sull'idea che siccome l'aggressore probabilmente è più grosso di lei, lei non ha la possibilità di caricare un pugno come facciamo noi o come si fa nel karate, no? Come in altre tecniche. Lei dice sicuramente questo mi domina, per cui io devo stenderlo dando un pugno così. E io gli altri una volta un pugno così, mi ero messo una rubrica del telefono di Milano, come spesso è così, un cuscino, questa ragazza per una grande mi ha dato un pugno così, io mi sono ritrovato a volare, sembra superpoteri, in realtà è una questione meccanica, cioè è la velocità dello scatto, non la potenza, la velocità, la vibrazione, ti butta per terra. La cosa divertente di questa tecnica di combattimento è che la posizione d'attacco, se vedete uno messo in questa posizione arretrate velocemente perché la situazione successiva è che voi siete per terra con 8 fratture, è una tecnica femminile, La posizione d'attacco è questa qui. Ok? Da qui è il macello. È il macello, perché poi appunto su me. Quindi è una cosa che la persona non se l'aspetta. No? È completamente, si chiama Wing Chun, e attenzione, vabbè, mi fermo qua. L'ultima cosa, no, mi fermo qua di questo discorso qui sulla violenza, poi se vi interessa ci chiamo. L'altra cosa interessante, vi ho parlato del concetto di illuminazione. Io ho passato anni a cercare di capire che cosa fosse questa illuminazione, perché India, Cina, Giappone, Corea e in parte la Mongolia hanno come centro della filosofia religiosa, ma anche dello scopo della vita, raggiungere questo stato superiore. Io mi sono molto appassionato di questa cosa, per anni ho letto libri, soltanto che non si capisce un emerito cavolo. Cioè l'illuminazione è descritta come il superamento della dualità. Cosa vuol dire superamento della dualità? Niente, è una cazzata mostruosa. Perché non posso superare la dualità, ci sono io, c'è il resto del mondo, dove cavolo la supero la dualità? Poi un giorno mi sono illuminato, perché ho capito dov'era la cosa che non si capiva. Voi tutti avete sperimentato il superamento della dualità. Vi do una buona notizia, voi tutti siete tutti già illuminati. Quando vi siete illuminati? Quando vi siete presi una cotta spaventosa. Nel momento dell'amore, cosa dici? Cosa avete tutti scritto da qualche parte, o comunque l'avete detto o pensato? Guardo i tuoi occhi e li sento dentro di me. Ti vedo camminare e sento le farfalle volare nel mio cuore, perché ti amo, amore. Vero no? E cosa succede quando si è innamorati? Cosa che viene citata da tutti i testi orientali, cambiano le sensazioni. Avete notato che quando voi siete illuminati, siete innamorati, illuminati, uscite di casa, guardate il cielo e dite, è blu, e c'è l'amico che dice, ma scemo, era blu anche ieri, cioè adesso non capisci più una massa perché sei una massa. Invece questo è l'errore della nostra cultura, quando voi vedete un innamorato dovreste prendere tempo, guardare come fa, ricordarvi come avete fatto voi. Quando voi siete innamorati, qualunque cosa che mangiate è meravigliosa. Anche fa un po' schifo, però comunque è piena di sapore, è piena di esperienze. Il tempo è diverso, la sensazione del corpo è diverso.
non a caso poi San Francesco, Gesù, Buddha, quello vero, non quello cattivo, parlano di amore. Ma perché? Perché è l'amore romantico che voi sperimentate a livello più alto della vita. Non c'è un altro obiettivo. Non c'è qualcosa di più forte. E come mai io mi innamoro? Io mi innamoro perché a un certo punto guardo una persona, questa persona fa un gesto, un sorriso, dice qualcosa e io resto stupito. Pensateci un attimo, quando voi volete sedurre qualcuno, che cosa fate? Cercate di stupirlo, è una cosa istintiva. Lo sappiamo che è così che nasce l'amore. E allora cambio modo di vestire, oppure ti faccio assaggiare qualcosa di buono, ti porto a vedere qualcosa di bello, di meraviglioso. E questo stupore che cosa fa? Apre i filtri percettivi. Questo è il trucco dell'illuminazione. Voi siete forse convinti di avere sempre le stesse sensazioni, ma non è vero. A volte vi è successo di sentire il battito cardiaco, giusto? Succede, intanto sento il cuore dentro. Ma perché non lo sento sempre? Perché ho un filtro nel cervello. Questo filtro serve per la mia sopravvivenza. Quando c'è un pericolo, quando la tigre con i denti a sciabola ti insegue, io non ho bisogno di sentire la raffinatezza del profumo dei fiori, devo mettere tutte le forze delle gambe nel corpo per scappare. Quindi i miei sensi si chiudono. Quando i miei sensi si aprono? Quando sono in stato di relax. Ma quando c'è qualcosa che mi stupisce in maniera positiva, i miei sensi aumentano in maniera pazzesca, noi sentiamo molto di più di quello che sentiamo comunemente. Andate con la memoria quando voi vi siete innamorati. Voi in quei momenti avete una sensibilità, capite tantissime cose dall'espressione anche di una persona non innamorata o l'innamorato, ma chiunque, voi siete più sensibili, sentite gli altri, sentite, avete un rapporto migliore con gli animali, con i bambini piccoli, perché c'è un'intesa, perché notate una serie di particolari. Questo è lo stato di magia, ma è uno stato naturale, nessun maestro ve lo può insegnare. E attenzione, questa è la grande truffa della cultura orientale. L'idea che ci sia un maestro che te lo possa insegnare, ed è questo contro cui combattono Tanzan, Trungpa e tanti altri, che dicono no, voi siete dei truffatori, voi siete dei mercanti, vendete un prodotto, quindi mi dite che io devo raggiungere l'illuminazione, ma l'illuminazione io l'ho già raggiunta, devo rendermene conto. Questo è interessante, cioè io ho un tesoro che non ho identificato. Se voi riuscite a capire che il centro, l'obiettivo della vostra vita è l'amore, il fatto di godere per l'innamoramento con una persona, se mettete questo al centro della vostra vita, voi mettete la passione per la vita. La passione per la vita in tutte le sue forme, vuol dire ad esempio che vorrete fare un lavoro che vi appassioni, vuol dire che voi vorrete sposare una persona che amate, vuol dire che volete mangiare delle cose che vi piacciono veramente. Vorrei chiedervi una cosa. Non vi sembra che questo mondo manchi soprattutto di amore, di passione? Non vedete che ci sono migliaia di persone che fanno dei lavori che gli fanno schifo, che mangiano delle cose che non masticano, perché se li masticassero un pochino sentirebbero che hanno un sapore di merda. Non vi sembra che ci sia della gente che non dice le cose che pensa? Se qualche cosa noi possiamo imparare dalla filosofia orientale, soprattutto questo, cioè abbiamo la possibilità di vivere la nostra vita guidati da questo stato superiore di coscienza che è l'innamoramento, che è l'illuminazione, oppure possiamo fare una vita di cavolo. E io non credo che esista una punizione peggiore di dover alzarsi tutti i giorni e andare a fare un lavoro che ti fa schifo, in mezzo a degli stronzi, trattato male e pagato magari anche poco. E credo che ci sia un grande complotto culturale contro di voi, perché continuano a ripetervi che voi non avete speranza, che voi siete una generazione che non potete fare questo e non potete fare quell'altro. È una balla. In tutto il mondo ragazzi come voi stanno cambiando il mondo perché non credono a questo e scoprono che ci sono migliaia di nuovi posti di lavoro
nella rete, migliaia di noi in questo lavoro occupandosi delle altre persone. In Italia noi avremo bisogno minimo di 2 milioni di massaggiatori, perché vi siete resi conto che la metà degli adulti sono fuori di testa, ma sono fuori di testa veramente, cioè si imbottiscono di alcol, medicinali, antidepressivi, ansiolitici, calmanti, eccetera, droghe illegali, droghe non droghe legali, la pornografia, il gioco d'azzardo, la passione sportiva isterica, la passione politica isterica, sono droghe, e gente fuori di testa, ma è fuori di testa perché non fa quello che vuole, perché non ha passione per la sua vita e quindi... Bene, conclusa, a voi le domande. Per diventare consapevoli che diciamo alla fine
bisogna essere noi stessi, per questo giusto, cioè, fare quel ciò che ci piace, per esempio. Però è stato un maestro, e quindi, nel senso, gli uomini hanno bisogno di qualcosa di guida per il percorso, ma io penso che io ho avuto tanti maestri nella mia vita, perché ho incontrato tanta gente simpatica che mi ha detto delle cose intelligenti, ma non è un mio maestro, non è un'autorità per me, mi ha insegnato, sì. Mi hanno insegnato, io ho avuto degli insegnamenti da persone che sapevano malapena leggere e scrivere, e che nessuno al mondo li considerava delle autorità religiose o delle autorità di qualunque maniera. Ho amato delle donne che mi hanno fatto crescere, che mi hanno insegnato delle cose straordinarie. Il concetto di maestro è che è un'autorità che sa cosa tu devi fare, questo non esiste. Poi io e te ci incontriamo, io posso dire una cosa che ti serve o no. Sì, certo, ma io, perché molte persone magari non sono in grado di arrivare a questo? Ma ci sono molte persone che hanno avuto una vita disgraziata. Ragazzi, ci sono molti, voi siete i privilegiati dei privilegiati dei privilegiati, perché vivete in un contesto culturale che vi porta a essere qua oggi, a sperimentare cose nuove, a ascoltare dei pazzi che raccontano delle cose. La maggioranza dei ragazzi della vostra età non ha proprio la possibilità, non si troverà mai. Non so, ecco, io penso che buona parte di voi, ad esempio, è capace di capire cosa c'è di bello in un tramonto. Se io vado per strada, tutti dicono, ti piace il tramonto? Ah, bello, no? Poi vado qui. Quante persone passano un quarto d'ora a godersi un tramonto? Pochissime. E tra l'altro, se io devo spiegarvi perché vale la pena di dedicare 15 minuti della tua vita per guardare un tramonto, non riesco. Cosa c'è nel tramonto? Perché? Un po' più rosa, un po' più rosso. Se arriva uno e ti dice, ma cosa guardi il tramonto a fare? Il sole va su, va giù, qual è la vita? Non c'è niente a parlare. Il senso del bello del mondo è una cosa preziosa che non è di tutti, la maggioranza della gente non ce l'ha. La maggioranza della gente vive in modo meccanico, ma non è che puoi dire che sono peggio di me o meglio di me. Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove mio padre e mia madre mi rompevano le scatole a morte, facevano questi viaggi che non finivano più per andare al lavoro a questa parte e a quell'altra parte. Mia madre, cioè mio padre, bravissima persona, anche il premio Nobel, non ha mai capito niente di strada, ma voleva decidere lui quando bisogna girare a destra e a sinistra. Risultato, partiamo da Milano alle 7 di mattina per arrivare a Francoforte, alle 2 di notte siamo nel centro della Svizzera, 3.000 metri altezza, la strada finisce lì. E già questa me a 14 anni mi faceva diventare scemo, perché stavo con due che erano dei pericoli pubblici. Per giunta, ogni 5 minuti, no, io stavo seduto dietro e i miei davanti, guarda Jacopo che bell'albero, guarda che bella montagna, guarda che bell'albero, guarda che bella casa, guarda che bella... E mi sembrava di essere in viaggio con un topolino vino, cioè bella bellissima. Questo sono cavoli acidi, puoi riuscire a impararlo, però la maggioranza della gente non ha questa ricchezza e non capiranno, avranno una vita del cavolo. Se voi pensate in quante maniere tanti italiani si fanno male da soli, cioè proprio con abitudini di vita idiote, mangiando schifezze, no, c'è gente che non ha mai assaggiato niente di diverso di un piatto di spaghetti e una cotoletta. E mangiano quello mattina, pomeriggio, sera, mattina no, magari mangiano il dios, però insomma, cioè nel mondo abbiamo centinaia di migliaia di cibi, in Italia già soltanto la produzione italiana è sterminata e tu sei su questo pianeta e mangi soltanto la bistecca con gli spaghetti. Ma che ricchezza di esperienza di vita, ma il concetto che la vita vale se è ricca di esperienza, che io posso vivere con grande intensità 100 anni o 50 anni, quindi che ho da vivere, oppure con pochissima intensità. L'idea che io, la vita non è soltanto gli anni, ma anche l'ampiezza, quanto sento della vita, quanto sono presente.
presente a me stesso. Se uno fosse presente a se stesso quando mangia, i McDonald's chiuderebbero. Perché se voi masticate per 3 minuti un panino McDonald's, fa schifo, è buono quando tu lo ingurgiti, passa. Non so voi come siete messi con la ribollita, con la pappa cotta, no? Cioè, avete preferenza dei piatti che veramente c'è. Cioè... Chi è che voleva? Stava con il braccio alzato che se vuoi staccare. L'ho fatto prima del braccio. Vai, vado al braccio alzato. Tanto io sto incasinato qua. Una domanda quasi più filosofica. Mannaggia, andiamo. Non devi parlare siciliano perché non si sa. Sì. E io sono parlato su non che... troppo vicino. Sono pietrificato. Ecco, dai. Si sente, non ti preoccupare, parla. No, dicevo, come mai spesso con le chiavi l'essere umano richiede un fisiologico di farsi trattare da stronzo da qualcun altro? Non ho capito come si vede. Io non so. Dicevo, come mai l'essere umano ha sempre, o comunque spesso e volentieri, il bisogno fisiologico di farsi trattare da stronzo dal prossimo, come lo stesso dal prossimo. Ah beh, non sono preparato. Vorrebbero giorni e giorni, possiamo parlare del masochismo. La mamma da piccolo invece di dargli il latte dal seno la buttava in faccia con la cassina. Indicano magari, ci sarebbe una domanda da lui. Allora, le chiedo scusa se non posso guardarla in faccia, però è un po' dura. No, nel senso, era solamente un chiarimento il mio. Siccome di là, almeno da quello che ho visto dai testi sul banchino, insomma, il titolo, la bibliografia è piena zeppa di... non è una polemica, è solamente un chiarimento. È piena di riferimenti sessuali abbastanza preponderanti. Io volevo sapere se tutto questi riferimenti erano più che altro legati al concetto di amore di cui aveva parlato prima, o se c'era qualcosa di più, se era funzionale in quel senso rispetto al discorso che aveva fatto prima, oppure... Una precisazione, io ho scritto 50 libri, ne ho scritti 5 su sesso, vengo notato per quei no, 5... Per quello ho detto la banchina, il banchino di là, visto quello. 45 parlano di temi più... Il problema del successo è che io ho avuto tutti i problemi sessuali che ci sono sui manuali di sessuologia e alcuni mi hanno messo dopo che ho avuto io. Non sto scherzando. Li hanno messi dopo che li ho avuti io. Nel senso che io ho sofferto di eiaculazione precoce, di impotenza, eccetera, eccetera, quando poi sono riuscito con grandissima difficoltà a rilassarmi, perché quando uno ha 17-18 anni il problema è che tutto viene fatto troppo velocemente, non c'hai il posto tranquillo dove andare, avere il tempo di fare le cose con calma, eccetera eccetera. Quando però sono riuscito a rilassarmi e a far funzionare il meccanismo dal punto di vista tecnico, in realtà non ero per niente ancora rilassato. E mi è capitata una malattia, un disturbo, era il fatto che tutto funzionava tecnicamente in maniera perfetta, abbastanza, insomma, durava quel tot, era abbastanza consistente, raggiungevo un'eiaculazione finale, però non avevo l'orgasmo. Ancora oggi, nonostante la scienza lo contempli, pochi sanno che la maggioranza probabilmente dei maschi non raggiunge mai l'orgasmo in vita sua, cioè ha l'eiaculazione ma non l'orgasmo, non solo le donne possono essere sfiggite. E per me è stato un grosso problema, perché negli anni 70 avevo un problema così, non c'era un posto dove tu potessi andare a parlarne. L'unico posto era il bar dove si poteva parlare di sesso con gli altri maschi, ma se tu vai in un bar ancora oggi e dici ieri sera ho fatto l'amore con una ragazza bellissima, non mi è piaciuto per niente, tutti ti guardano e dicono sei frocio. Perché se la femmina è degna del maschio cacciatore, chiaramente il maschio cacciatore ne gode, mentre invece non si riesce molto spesso a capire che c'è una differenza tra la soddisfazione mentale della conquista e il piacere fisico del rapporto.
E a partire da questo fatto qui, che appunto avevo delle domande ma nessuno mi trovava le risposte, andavo a comprare i manuali di sessuologia e non c'era scritto quello che mi interessava, ho iniziato a informarmi e poi, quando mi è sembrato di aver capito quattro cose su come funziona il sesso, ho iniziato a fare dei libri e poi questo ha creato scandalo perché sono finito in televisione, tutta una serie di altre storie. Se vi interessa, una cosa che probabilmente vi potrebbe modificare alcuni comportamenti, io ho fatto un sito gratuito che è sessosublime.it, lo trovate partendo da jacopofo.com, se non vi ricordate il titolo. C'è un intero libro a disposizione gratuitamente e anche una serie di pezzi di spettacoli che ho fatto sul sesso, un minimo di orientamento. Ecco, se la vostra informazione sessuale è un compagno di banco o una compagna di banco, tenete conto che probabilmente non vi ha raccontato le 10 cose fondamentali che bisogna sapere dell'anatomia. Poi, evidentemente, una volta risolto questo, la cosa importante dell'amore non è la meccanica, però anche la meccanica, no? Chiaramente io ho una macchina, è bello andare da qualche parte, ma se non so dove è il volante, probabilmente la maggioranza di voi avranno sentito parlare del punto G perché c'è la rivista, ma sappiate che esiste qualcosa di più, esiste la follia della nostra società, il delirio, e che ad esempio se voi prendete la maggioranza dei manuali di educazione sessuale non dicono qual è il punto del piacere maschile, è una cosa delirante. Chi di voi ha la simpatia per il movimento femminista, per queste grandi idee, il movimento femminista ha fatto una battaglia storica per cui si è saputo che le donne avevano ad esempio delle zone come il clitoride o l'artritoride, che si vuole. Non è mai esistito un movimento femminista maschile per cui non si sa dove vuole il maschio. Oh, per problemi. Comunque, se volete, vi avete tutte le informazioni. Ma secondo lei è possibile che durante l'arco di tutta la vita uno non sperimenti mai l'amore? L'amore normale? Sì, l'amore normale. Tutto è possibile, però diciamo è molto improbabile. Io credo che per riuscire a non sperimentare mai l'innamoramento, una persona deve essere cresciuta con un livello di paura enorme. E credo che comunque sia possibile impararlo, anche se è difficile, iniziando dalle cose semplici. Credo che comunque a chiunque, se è vivo, gli piace qualcosa, una musica, gli animali, i fiori, la natura, chiacchierare con gli amici, cioè qualcosa ti deve piacere per forza. Se tu inizi a ascoltare le sensazioni positive che hai quando fai qualcosa che ti piace, metti in moto un muscolo, è esattamente come un muscolo, metti in moto un muscolo che cresce e prima o poi ti troverai ad avere delle forti passioni per qualche cosa e prima o poi ti troverai ad avere delle forti passioni per qualcuno. Chiaramente, diciamo, chi ha avuto una famiglia in cui c'erano delle persone che si amavano è un grandissimo vantaggio ed è un grandissimo privilegio. E se voi avete una famiglia che vi ha amato, è un grandissimo vantaggio, un grandissimo privilegio, perché già conosce questo. Chiaramente costruirselo da soli è più difficile, però è possibile. C'è gente senza gambe che riuscita ad arrivare in cima all'Everest, quindi tutto è possibile su questo pianeta. E non tutto, però, diciamo, le nostre possibilità sono immense. E quindi io penso che una persona possa anche arrivare a imparare a innamorarsi.
Ovviamente ci sono delle persone che hanno subito tali livelli di violenze e di brutalità e di privazione dell'amore che non ne hanno la possibilità. Però è anche vero che a volte basta, magari una famiglia veramente che fa schifo, però c'hai una vicina di casa che ti prende sulle ginocchia e ti abbraccia, o incontri qualcuno. Io ho incontrato un ragazzino che è stato abbandonato dai genitori a 5 anni in mezzo alla strada, non nel medioevo, un ragazzo che adesso ha 30 anni. E questo ragazzo ha vissuto 4-5 anni a randagio, a Napoli, rubando la roba da mangiare, qualcuno gli dava qualcosa, eccetera, eccetera. A un certo punto l'hanno beccato, l'hanno portato all'orfanotrofio e poi l'hanno affidato a una famiglia, ma lui era un piccolo criminale, cioè a 12 anni era un mostro. E c'è avuto un compagno di classe che a un certo punto invece era bravo a scuola, a un certo punto gli dice: senti, ma tu cosa vuoi fare nella vita? Erano amici, era l'unico suo amico. E questa ragazza dice: ma tu cosa vuoi fare nella vita? Perché guarda che se vai avanti così fai veramente una vita che fa schifo. E questo ha avuto l'illuminazione, si è messo a studiare, si è laureato e adesso è un tecnico informatico straordinario, sta a Berlino, ha avuto un figlio ed è riuscito. Ecco, queste sono veramente gente che riesce a fare come una traversata del deserto. Però è anche vero che se uno non ci riesce non puoi dire di essere un imbecille, perché ci sono delle persone, ragazzi, che non hanno avuto proprio la possibilità. E quando, per questo secondo me bisogna avere molta compassione e solidarietà, perché noi abbiamo avuto qualcosa mediamente di straordinario. Io ho avuto una fortuna, cioè essere nato in una famiglia in cui tutti si occupavano o di arte o di scienza era una cosa, un privilegio, una famiglia con gente che ha amato tantissimo, che aveva passione, che aveva desiderio di incontrare gli altri, sono ricchezze incommensurabili. Però se uno non ce l'ha, già se ha capito che quella cosa lì esiste, ci può arrivare. Il problema sono quelli che non potranno mai capire neanche che esiste qualcos'altro di diverso della vita esteriore, nel senso più banale e vile del termine. Sì, posso parlare io? Dove sei? Qua. Ciao. No, perché sono rimasta abbastanza affascinata dal discorso che questo gruppo Shine è stato, che si è occupato di scienza, eccetera. Mi chiedevo se all'interno della loro cultura si è anche sviluppata l'agricoltura, che per poco che ne so si rifà al terrorismo, e quindi mi interessava sapere qualche cosa di più in questo senso. Se mi dai un indirizzo ti mando un libro che ho fatto che nessuno vuole leggere, per cui te lo regalo, perché uno dei lavori più grossi che ho fatto è però un tema per me appassionante, ma credo una noia mortale, però ci scambiamo gli indirizzi del mondo. Io ho fatto un lavoro di archeologia del pensiero, cioè cercando di capire come questi qua nel 1500 avanti Cristo inventano la acupuntura, la medicina tradizionale cinese, come hanno fatto arrivare a certe cose, perché sembra un'assurdità, come hanno fatto arrivare all'idea che la materia sia composta da atomi che non sono vera materia ma pure energia. Hanno fatto delle scoperte scioccanti. Poi mi dai. Per inciso, se a qualcuno interessa fare ricerche, noi stiamo facendo una serie di libri fatti da varie persone sparse per il mondo che si ritrovano una volta ogni tanto fisicamente, vengono invitate a Alcatraz, ovviamente gratis, e Alcatraz è vicino qua, vicino a Perugia, insomma siamo un paio d'ore di distanza. Abbiamo fatto ad esempio una ricerca che è durata 2 anni sui seminove,
che sono l'unica popolazione di nativi americani che non è mai stata sconfitta. E ovviamente, siccome non sono mai stati sconfitti, non c'è un solo film che racconti la loro storia, un solo romanzo, niente. Adesso su questa ricerca mio padre poi ha fatto un libro che è Storia più vita dell'America, poi abbiamo fatto un ebook, un documentario, uno spettacolo teatrale, eccetera. Adesso stiamo finendo un'altra grande ricerca sulle rivolte degli schiavi nel Brasile, che sono state enormi, con decine di migliaia di schiavi che hanno vinto, poi sono scappati, si sono nascosti nell'Amazzonia e sono restati liberi fino al 1950, per cui sono proprio salvati dallo schiavismo. E poi adesso stiamo facendo un libro, stiamo iniziando però un libro sulla storia dell'Africa prima del colonialismo. In Africa c'erano città enormi contemporanee ai Sumeri, non ce ne sa niente. Se vi interessa la storia più assurda e nascosta, è una cosa gratuita, quando incassiamo dei soldi dagli editori li dividiamo in maniera equa per chi ha partecipato. E tra l'altro, se vi interessa, stiamo facendo operazioni di questo genere qui anche in altri settori. Ad esempio a settembre partirà un laboratorio a Alcatraz che potete seguire a distanza se non potete spostarvi, per creare una campagna che rilanci Gela. Gela è una delle città italiane più disastrate, con delle grandi potenzialità, per cui è un'esperienza per chi interessa l'utilizzo della comunicazione, organizzazione di eventi artistici, teatrali, eccetera, eccetera. E l'altra cosa che lanceremo a settembre, sempre con lo stesso sistema di lavoro collettivo, è un portale sull'ambiente e sulla salute, il benessere, e cerchiamo persone che abbiano voglia di collaborare. E chi riesce a farlo a un certo livello viene anche pagato e ha tutta una serie di riconoscimenti. Mi piacerebbe tantissimo trovare anche delle classi che avessero voglia di collaborare collettivamente. Credo che dal punto di vista poi delle prospettive professionali della vita, fare un'esperienza di questo genere qui sia enorme, perché ti misuri non con dei problemi astratti, ma con delle attività che poi danno dei risultati veri. E hai anche la gratificazione che se lavori in maniera efficiente vieni anche pagato, che è, come voi sapete, molto gradevole. Se vi pagassero ogni volta che prendiate 6, normalmente avreste dei risultati scolastici migliori. Possono dare il tuo Posso dare di più anch'io? Certo. Okay. Secondo te queste illuminazioni, schiavi, sapori, per farsi un po' di contento in qualsiasi altro modo comunque, è qualcosa che arriva a un certo punto nella vita e stupisce con lampo, o è in qualche modo la meta di un viaggio spirituale, anche se sei un maestro, insomma, una scelta diciamo personale? Perché mi viene in mente, per esempio, gli esempi italiani, si parla di inizi molto recenti, che hanno visto comunque una vita qui, per tutti noi, e poi a un certo punto hanno avuto queste illuminazioni, non so esattamente cosa fosse per loro, e da quel momento in poi hanno cominciato a vivere la loro vita in un modo diverso. L'illuminazione funziona esattamente come la cotta. Tu puoi avere un colpo di fulmine e avere un'illuminazione istantanea, oppure avere un'illuminazione graduale. L'illuminazione è una cotta non per la reazione umana, ma per il fatto che sei vivo e senti le sensazioni della vita, per cui può avvenire come vuoi. Ma attenzione, non è uno stato fisso. Quello che ci dicono tutti questi grandi maestri, quelli veri, ci dicono è una cosa che mi è successa, molto bella, dopodiché la mia vita è continuata come prima. Ho un obiettivo diverso, cioè ho capito che quella cosa lì che ho provato nell'innamoramento posso provarla per la vita in sé. La differenza è che quando una persona, diciamo, a volte i rapporti d'amore si consumano, si logorano, ti resta il ricordo positivo, però c'hai poi un problema che è quella persona con cui sei illuminato, mentre invece se tu hai una cotta per la vita, ce l'hai sempre. La vita potrà finire, ma non potrà tradirti, deluderti. La vita è la vita. Ti può andare bene, ti può andare male, è un altro discorso.
C'è una fanciulla là in fondo. C'è una resistenza colossale, altrimenti questo è un esercizio di yoga ad altissimo livello. Prego. Volevo chiedere quanto riguarda prima, ti ho detto che l'insegnante non si può guidare verso l'illuminazione. Secondo me non ti può guidare, non ti deve guidare. Scusami, non ti può guidare? Non ti può guidare, non ti deve guidare, non è il suo compito. Io non riesco a sentire, mi dispiace. Perché volevo chiedere per quanto riguarda il discorso che ha fatto prima, che l'insegnante diceva che lei ha chiesto a tantissimi insegnanti. Scusami, dillo senza il microfono urlato, perché non si sente. Può dare dei suggerimenti. Guarda, c'è secondo me un esempio grandioso, che è questo medico francese che è andato a cercare negli ospedali dei casi di persone che dovevano essere morte di malattia ma invece erano ancora vive. Dopodiché è andato, ha trovato 3.000 casi di guarigioni inspiegabili. Dopodiché è andato a intervistare tutte queste 3.000 persone, non era da solo, era una grossa ricerca, chiedendo: scusa, ma te come hai fatto a sopravvivere? E ha scoperto che le cure erano 1.500 diverse, cioè non c'era nessuna cura che aveva guarito più di 3, 4 persone, 5 persone al massimo. Il problema è che molte cure erano completamente idiote. C'è stato il caso di uno che è guarito dalla leucemia buttandosi nell'acqua ghiacciata di mattina d'inverno a Trieste con la boa. Quando gli altri nell'ospedale hanno visto che lui era guarito dalla leucemia, tutti quelli che avevano leucemia hanno iniziato a buttarsi anche loro nell'acqua al mattino e sono morti tutti prima. Cioè il problema è che ognuno ha una soluzione che è solo sua. Un altro maestro mi può dire quello che lui ha fatto, ma io sono sicuro, è scientifico, che quello che lui ha fatto per me non servirà. Mi può essere di ispirazione, certo, sapere che ci sono 3.000 persone che si sono guarite usando a volte sistemi sensati, a volte sistemi non sensati, è interessante. Sapere che ci sono gente che si è un medico, quello dell'ospedale, che ha dato una cura sapendo benissimo che non poteva fare se non da palliativo, invece quello è guarito, è interessante sapere. Altri sono guariti con altre tecniche sensate, assurde, idiote. Ma se tu imiti qualcun altro, se tu mentre vuoi curarti imiti qualcun altro, tu non avrai mai la forza di dire io ho ragionato, ho fatto questa scelta e ci provo fino in fondo, perché stai imitando un altro. Questo è il problema. Certo che i maestri servono e possono essere di ispirazione, a patto che tu non faccia quello che ti dica il maestro. Perché il problema è che molti maestri che magari hanno ottenuto un buon risultato per loro poi dicono: ah, tutti devono fare come ho fatto io perché con me ha funzionato. Sei un idiota, non hai capito niente. Io ti posso dire che io ho seguito una strada che mi ha portato nella mia vita non a risolvere i miei problemi. Io sono pieno di problemi, passo delle giornate che non riesco a alzarmi dalla letto da quanto sono depresso, però è la mia vita. E alcune cose le ho messe a posto, cioè alcuni drammi che avevo quando avevo 18 anni, adesso non ce l'ho più, ho dei problemi diversi. Non si risolvono mai i problemi si risolvono quando sei morto non c'è più problemi, se sei vivo hai dei problemi, se sei vivo e dici di non avere problemi sei un cretino. E io ho trovato tanti maestri che mi hanno detto: fai come me e come me sarai, non avrai più problemi, non soffrirai più. Sei un cretino. E sei doppiamente cretino perché ti dici una bugia su di te e inoltre
C'è chi comincia a te a fare quello che hai fatto tu, ma tu hai soltanto del potere su di me. L'altra razza di maestri veramente pericolosi, cioè un imbecille, io continuo a dirlo, spero che mi denunci, non mi ricordo neanche il nome perché è proprio un essere spregevole, che però mi ricordo il nome del titolo che ha fatto, se vuoi, il libro che ha fatto, se vuoi puoi. Uno che scrive un libro così, secondo me, è uno dei pochi casi in cui riconosco la validità delle pene fisiche. Perché vai a dire se vuoi, puoi, a milioni di donne che hanno dei figli che muoiono perché non hanno da mangiare. E queste lavorano 15 ore al giorno e non riescono a fare un euro per comprargli da mangiare abbastanza, non parliamo delle medicine. Oppure quelli che dicono... possa crescere. Ma che cosa c'hai? Ma non c'è il rispetto minimo per la vita. Sei un presuntuoso, sei un vuoto, sei un falso, sei uno che usa queste tecniche per fare soldi, per trovare persone con cui fare sesso o quel cavolo che ti interessa nella vita, ma sei una cacca, perdono. Allora, benissimo, le persone mi sono di ispirazione. Io penso di aver avuto decine di maestri. Ma io ho iniziato a imparare qualcosa quando ho capito che non c'era nessuno che mi poteva dare la pappa fatta, o mi trovavo la mia soluzione, perché io sono diverso, io sono fuori di testa in un modo che è diverso da un modo fuori di testa, nel modo in cui siete fuori di testa tutti voi, e ognuno di voi è fuori di testa in maniera diversa, e chi di voi pensa di non essere fuori di testa è veramente malato. E che voi a tutti vi è successo di mettere le mani in tasca, cercare le chiavi di casa, non le trovate, guardate dappertutto, non ci sono, guardate in tasca, non ci sono, guardate dappertutto, non ci sono, guardate in tasca, ci sono. E se voi pensate quante litigate, magari voi adesso siete abbastanza giovani da non essere distrutti la vita in questa maniera, ma chiedete un po' ai vostri genitori, fratelli, quanta gente ha rotto delle amicizie perché dicono tu mi hai detto questo e non ti devi permettere, e l'altro dice no ma io non te l'ho detto, sì, sono sordo, ho sentito benissimo, no. Esistono i falsi ricordi. La gente si ricorda di cose che non sono mai successe, la gente capisce Roma per Toma. Allora, una grande tecnica è, quando che mi ha cambiato la vita, che uno mi ha detto, tu mi hai detto, tu guarda, può essere che te l'ho detto, ma non l'avevo capito, può essere che tu hai capito male, può essere che entrambi abbiamo capito male, comunque non lo pensavo, mi dispiace se ti ho offeso, e quella persona non può più litigare. Di tutti. Mano sul fondo. Sì, se magari chi vuol parlare fa anche due passi da solo e si è propizio, sarà premiato in un'altra vita. Prima hai detto che sei in vita ai problemi, quando poi muori tutti i problemi se ne vanno. Mi è venuta in mente la domanda, ma cosa pensi a proposito di dopo la morte? Se non so, magari pensi alla mia canzone o che muoio, finisce tutto lì. Io ho un grave problema dopo la morte, perché io sono ateo e vengo da una famiglia di antiche tradizioni socialiste e comuniste, per cui dopo sono nato in mezzo a una schiera di atei durissimi. Però quando è morta mia madre, sono trovato con un grosso problema, perché mio padre ha continuato a parlare con mia madre. Non solo, ma le chiedeva aiuto e il problema è che mia madre reagiva.
che si sa che se uno è morto non può aiutarti, però succedevano una serie di cose che era difficile dimostrare a mio padre che non era vero, tipo lui perde l'auricolare, disperato perché stava a Cesenatico, avrebbe dovuto partire da agosto, andare a Milano a trovare qualcuno che gli sostituisse l'auricolare perché era sordo, e tutti che cercavano dappertutto, abbiamo proprio perquisito la casa millimetro per millimetro, non si trovava l'auricolare. A un certo punto mio padre dice: Franca, allora aiutami, non vedi che sono disperato con l'auricolare che non lo trovo? In quell'istante una ragazza guarda nel buco del lavandino, c'è un brillio e trova l'auricolare. Dopodiché io ho provato a dire: papà, è un caso. Mio padre ha detto: ma che cazzo? Scusate, non devo dire. Allora, insomma, quindi ho scoperto che la mia famiglia è comunista animista. Crediamo nella morte, ma fino a un certo punto. Non si sa cosa succede dopo, però comunque non è che la gente muore veramente. Però come conciliare questo col fatto di essere atei? Non lo so. Quindi io non ho proprio una risposta. Credo a una cosa e al suo contrario. Mi sono accorto che il nostro cervello ha questa grande capacità. Noi possiamo in certe ore del giorno credere una cosa e poi dopo credere. Sicuramente non credo alla reincarnazione, al paradiso, nel senso che vai lì e c'è Dio che canta. Forse ci sciogliamo in un'energia cosmica, godiamo della bellezza dell'universo. Sono, se vuoi, più taoista e un po' animista, un casino, insomma. Comunque una precisazione. Buddha non crede nella reincarnazione, la gente crede, i buddisti credono nella reincarnazione, ma perché non hanno letto tutti i testi di Buddha e perché in realtà Buddha faceva parte della tradizione induista che invece crede nella reincarnazione, ma c'è nelle varie versioni della vita di Buddha il fatto che a un certo punto c'è un allievo di Buddha che dice a Buddha: Buddha, ma veramente io mi reincarnerò in un altro essere dopo la morte? E Buddha risponde: ma insomma, sono anni che ti spiego che l'universo è solo illusione, che tu sei solo illusione e che la vita è solo illusione. Mi spieghi com'è possibile che un essere che non esiste, che è solo illusione, in un universo che è solo illusione possa reincarnarsi in un altro essere che è solo illusione? Altre domande? Una mano alzata, no? Ragazzi, poi date un premio a questo martire che gira con il microfono e anche a lui che poi ci spieghiamo un attimo se fai così 5 minuti, che sto soffrendo per te. Allora, no, io volevo solo chiedere, visto che si è parlato un po' di queste filosofie ambientali, se noi avevamo mai sentito qualcosa a proposito di queste filosofie e se c'è qualche libro che può consigliare che interessa la gente. Io ho fatto una ricerca che è uscito come fare il buddismo senza fare, come fare il buddista senza farsi male, che riguarda specificamente la storia del buddismo e le varie versioni del pensiero buddista. I libri che ho citato, uno qualunque dei libri di Krishnamurti, 101 storielle zen, e poi ce ne sono tutta una serie di quelli lì, ce n'è l'ira di Dio, però se ti interessa il pensiero scientifico c'è un libro meraviglioso che è Il Tao della fisica di Friotjof Capra, che è un italo americano, e che ti mette a confronto tutte le idee orientali, ma anche quelle greche e antiche occidentali, con le scoperte, lui è un fisico nucleare, con le scoperte della scienza moderna. Quello è stato molto interessante perché in realtà
ti descrive anche tutte le strutture filosofiche in maniera molto chiara, semplice e molto precisa, perché poi mi sono accorto che ha dentro delle informazioni che poi ti servono per capire altri testi. Io avevo una situazione di potere, comunque erano
dovevano stare lì per 10 giorni, no? Sapevano benissimo che dovevano darmi retta perché comunque avevano un reato grave alle spalle, cioè fermare in mezzo alla strada che era un cretino e dirgli, no? E fargli cambiare sensibilità è difficile. Ci sono popolazioni del mondo, ad esempio, dove verso i 13-14 anni c'è un'iniziazione, ad esempio in Australia, fanno un viaggio di 10 giorni con lo zio materno, dove si fermano i luoghi che vengono tramandati da generazione e lo zio materno guarda dove il mondo è bello e il nipote stando lì, no? Ci sono i neuroni a specchio, ci sono queste capacità di empatia dell'essere umano che sono straordinarie. Lo zio insegna al nipote dove è bello guardare il mondo, per cui qual è la bellezza del mondo, facendolo insieme. Chiaramente un padre, una madre ha 100 volte più il potere su un figlio di quello che posso avere io su una persona che già è adulta o comunque grande. È molto difficile. La cosa che ti consiglio, visto come mi hai fatto la domanda, è stai molto attenta, perché io mi sono fatto veramente molto male essendo convinto che avrei potuto comunicare certe cose a delle persone. Ci sono delle persone che dentro sono vuote e non c'è nessun visionario che può cambiare la loro testa se non lo decidono loro, ma c'è della gente che si è rovinata. Io ho pagato con sangue metaforico, proprio sangue, ho sofferto in maniera incredibile, perché avevo la presunzione di dire no, ma io questa persona la amo, questa persona è meravigliosa, questa persona ha delle grandi possibilità, può capire, è vero, questa persona è meravigliosa, ha delle grandi possibilità, potrai anche capire, ma tu non sei la persona in grado di spiegarla, perché tu ami troppo questa persona, la desideri e questo ti mette in una posizione di debolezza. Ci vuole qualcuno che è più esterno a te, semmai ci sarà la possibilità. Quando tu sei molto coinvolto affettivamente è molto difficile che tu aiuti una persona che non vuole essere aiutata e che invece è specializzata a ritrovare gli stupidi che sono disposti a tutto pur di aiutare. Il tossicomane, ad esempio, la tossicodipendenza è, diciamo, connaturata con una grandissima capacità di sfruttare gli altri. Perché prima di iniziare con l'eroina c'è un taglio nel cervello. Io ho lavorato molto anche con i tossicomani e quello che puoi fare è dare la possibilità. La prima volta che tu deludi questa possibilità te ne vai via e io non voglio più vedere le scuole. E con questo metodo siamo riusciti a dire fuori con le gente dell'eroina. Senza costruzione, in piena libertà. Perché molti centri riescono a far uscire la gente dall'eroina, ma tirano fuori poi della gente che è spenta. Il difficile non è far smettere uno di fare l'eroina, il difficile è farlo iniziare ad avere passione per il mondo. Perché se tu sei tossicomane dell'eroina, smetti di essere tossicomane dell'eroina e sei tossicomane del gioco d'azzardo o di qualunque altra cosa ripetitiva, compreso anche il lavoro perfetto, eccetera, eccetera, non hai passione, sei vuoto, sei arido, che niente fa. Meglio l'eroina. Frase pesante, però a volte almeno muore velocemente e via. Ho detto una cosa molto dura, forse esagerata. D'accordo.